Al via a Bastia Umbra, all'area fieristica, la 18ª edizione di Expo Tecnocom, le eccellenze del mondo dell'accoglienza e della ristorazione sono tutte qui. Visti i grandi risultati che ci ha avuto l'Umbria a livello di turismo, questo veramente è quello che traina il turismo, che traina il turismo. Uno viene a vedere, sì, viene a vedere le mostre, le biblioteche, i musei, tutto quanto, ma alla fine dove si va? Si va dentro al ristorante, dentro una pizzeria a mangiare, e questo quindi è quello che traina più di tutto. Allora ci abbiamo tenuto proprio profondamente a fare una cosa ancora migliore degli anni precedenti per far sì di trainare ancora più turismo in questa bellissima regione che abbiamo dell'Umbria. La kermesse dedicata al settore dell'hotel, restaurant, caffè o catering ha subito registrato il boom di presenze. Sotto i riflettori, un settore strategico per una regione come l'Umbria e che soprattutto per il rilancio post-Covid ha rappresentato un elemento di sollievo importante per il tessuto economico regionale. Nel periodo del Covid e subito dopo abbiamo vissuto anche uno stato profondo di smarrimento, pensando che la socialità e quello spirito dello stare insieme fossero venuti meno, quasi da non ritrovare. In realtà li stiamo ritrovando, li stiamo vedendo, ci sono grandi successi in questo periodo per il centro fieristico, quindi bene, abbiamo voglia veramente di sentirci di nuovo umani. Tecnocom è un grande appuntamento per il settore dell'Horeca, è un appuntamento che torna in grande stile, devo dire, a giudicare dai tanti espositori e dalla qualità degli espositori, quindi sono giornate utili per sviluppare un confronto tra gli operatori di un settore strategico e di un settore che ha dinanzi a sé delle prospettive di crescita molto importanti, quindi le occasioni di confronto, di scambio, di matching che ci saranno in queste giornate costituiscono senza dubbio una base fondamentale per poter guardare avanti e cogliere le straordinarie possibilità di crescita che questo settore ha in sé. Ma direi che è un settore che in parte ha vissuto un paio di stagioni direi discrete, perché il dopo 2022 con il problema, prima il Covid, poi la crisi energetica, ecco, diciamo le prospettive nel 2003, cioè le prospettive 2024 sono discrete, sono buone, ma chiaramente dobbiamo consolidare certe situazioni, e uno dei temi proprio della necessità e della funzione, diciamo, di questi eventi è quello di aggregarsi. Ecco perché io dico, perché questi sono anche momenti dove è opportuno collaborare, ma collaborare non solo tra espositori, ma anche tra coloro che vengono per informarsi, per formarsi, per arrivare a determinati servizi. La dimensione nostra dell'azienda è piuttosto piccola, piuttosto contenuta, e a volte, diciamo, si presenta con difficoltà anche, pur avendo magari prodotti di eccellenza, è difficile che possa affermarsi sul territorio, perché magari riesce a fare soltanto un pezzo, una nicchia, diciamo, dei problemi che presenta l'azienda. Quindi noi invitiamo specialmente le giovani generazioni a unirsi, a collaborare, a presentarsi in maniera plurima, cioè con più, diciamo, un diamante con più sfaccettature. 4 padiglioni, oltre 300 stand, ma non solo esposizione, anche talk, workshop, cooking show. Si va avanti fino al 7 febbraio. Vi occupate di progettazione di arredi, quindi comunque di quando nasce anche una nuova avventura, no? Quanto si scommette nel settore dell'accoglienza? Ma tantissimo, fortunatamente. È veramente un ottimo segmento nostro, che può essere equiparato a quello appunto della moda, e ci aiuta nel mondo a fare bene, e ci è richiesta anche dall'estero soprattutto, perché la nostra mentalità comunque piace, ecco. Tantissime le farine che voi portate in questa fiera, tante varietà. Tante varietà macinate col nostro molino a cilindri, col nostro molino più artigianale a pietra, che abbiamo anche uno in esposizione qua. Sì, diciamo che ci siamo molto differenziati nella nostra gamma, siamo sulla qualità e sulla differenziazione dei prodotti, che è secondo noi quello che porterà un po' più di futuro anche ai panifici, insomma. C'è bisogno un po' di difenderlo questo Made in Italy? Assolutamente, nel settore del caffè sì, nella maniera più assoluta. Ci sono aziende che fanno solo qualità e ce l'abbiamo vicinissimi, ce l'abbiamo anche al supermercato, dobbiamo anche far riferimento a questo. È un'eccellenza, secondo me, come la pasta, come la pizza, come il vino, come diverse altre cose. La saputa riconosce.
Sì, ma è anche facilmente riconoscibile secondo me. Quando si va al bar sappiamo scegliere, sappiamo giudicare. Quello di Expo Tecnocom è il primo evento di questo 2024 ospitato ad Umbria Fiere, struttura per la quale è previsto un importante potenziamento. Stiamo aspettando solo le fasi pratiche per appunto la concessione di questo finanziamento, con il quale apporteremo tutte le modifiche, o almeno comunque gran parte delle modifiche che necessitano, per renderla ovviamente più bella, come visivamente parlando, ma soprattutto più utile all'utilizzo che deve essere fatto su questo centro fieristico. Quindi sarà dotata di apparecchiature, di macchine che possano contribuire a renderla sempre più bella. L'accoglienza dell'Italia, dell'Umbria, dell'Italia centrale è un modello. Sì, è un modello, ma guardate le Marche, uno di noi con le Marche veramente, dopo che abbiamo aperto la 77, abbiamo una sinergia incredibile, ma ce l'abbiamo anche con la Toscana, però principalmente con le Marche perché abbiamo questa strada veloce che arriviamo facilmente. Noi che facciamo tanti eventi, perché questo è il primo dell'anno, poi a seguire fra qualche mese abbiamo Expo Casa, poi a seguire partiamo con i primi d'Italia, poi i dolci d'Italia, poi il bike e poi ritorniamo a fare l'Expo Casa il prossimo anno. Ce ne abbiamo tanti eventi e abbiamo visto che principalmente dalle Marche ne vengono molti di più di quegli altri anni, ma vengono anche dalla Toscana grazie anche a voi.